Buongiorno amici di Bet Italia Web, buon lunedì, buon inizio settimana. Io sono Guru e questa è la puntata numero 12 del podcast di Bet Italia Web Daily Show, un podcast che ogni giorno, intorno a mezzogiorno, per una mezz'oretta mi tiene compagnia parlando a ruota libera di tutto quello che riguarda il mondo dello sport, dal calcio al golf, passando per le freccette. E chiaramente con un'inclinazione, un occhio di riguardo rispetto alle scommesse. E mi prendo subito un piccolo promo all'inizio perché sta arrivando il caldo, sta entrando nel vivo l'estate, ma noi non solo non andiamo in ferie, ma raddoppiamo, perché in quella che abbiamo rinominato la Bet Italia Web TV, che trovate su YouTube e su Spreaker, ci sarà una vera e propria programmazione, diciamo, settimanale con una serie di eventi. Continuerà ovviamente il nostro podcast quotidiano, che rimane, diciamo, lo show di punta, ma ci saranno anche tante rubriche di approfondimenti sui vari sport, un po' sulla scia, sulla falsa riga di Sport USA News and Tips, che con Morfeo già da qualche settimana vi presentiamo come podcast di approfondimento sugli sport americani. Giusto, oggi c'è una puntata, uscirà nel pomeriggio, l'abbiamo già registrata con Morfeo, ci sono tante cose interessanti, spaziamo dal basket con la trade di Davis ai Lakers, all'MLB, all'NFL, fino al golf, insomma parleremo di tante cose, tante statistiche utili, non perdete la puntata. Ma oltre a Sport USA News ci saranno anche le rubriche di approfondimento dedicate al tennis con Darius, ci sarà il Motor Peak, la rubrica con Panda sui motori, ci sarà la multipla di Reda per chi vuole giocare con piccoli investimenti, cerca grandi rientri, grandi ritorni con le giocate in multipla o i sistemi con margine di errore che ogni giorno il nostro Reda prepara e ci propone sul calcio. E poi ci saranno in base anche agli eventi più importanti del momento, per esempio è al via il Tour de France, chi ci ha seguito sa che con Profeta lo seguiremo, ma con Profeta seguiremo anche il calciomercato, la calda estate di calciomercato che ci attende, con notizie, spunti, curiosità e soprattutto, visto che noi non siamo comunque la redazione di calciomercato o di Sky Sport, tutto sul calciomercato, ma anche in questo caso con un'inclinazione verso le scommesse, quindi le variazioni di quote, le quote di valore. Per esempio, che ci ha ascoltato, avevamo fatto un'anteprima del nostro lavoro sul calciomercato con Profeta nel Bet Italia Web Daily Show, avevamo per esempio consigliato, posto l'attenzione sulla quota di Cancelo che lasciava la Juve in vista dell'arrivo di Sarri, una quota che apriva 2,80, era scesa a 2,30 su Eurobet, era addirittura stata tolta, adesso non so gli aggiornamenti, non sono andato a vedere, ma ne parleremo di queste cose. Inoltre ci saranno anche contenuti didattici. Partiremo proprio facendo contenuti su strategie, statistiche, ma proprio partendo dalla base, parlando anche dei termini, spiegando i termini per gli scommettitori meno avvezzi che sono entrati da poco in questo mondo, e man mano andremo più nel dettaglio dei vari sport, delle varie strategie, delle varie tecniche. Quindi contenuti didattici da seguire e soprattutto i nostri live show, delle sessioni di live betting dove staremo insieme, dove potrete anche intervenire con le vostre domande in diretta, dove seguiremo praticamente degli eventi sportivi di interesse nelle scommesse, li seguiremo insieme con una radiocronaca, diciamo, dove vi consiglieremo, dove segnaleremo le variazioni di quote, vi consiglieremo le giocate in live, le coperture, eccetera eccetera, e seguiremo tutti insieme alcuni eventi. Quindi ci sarà da divertirsi e ci sarà, speriamo, anche da incassare delle vincite, perché questo è il nostro lavoro principale. E a tal proposito mi prendo l'ultimo minutino: noi siamo sempre attivi anche sui nostri canali Telegram con i canali in abbonamento pro, il mio sull'MLB, quello di Darius sul tennis e il calcio, quello di William McCoy sul betting exchange, quello di Striker con i raddoppi di calcio, quello di Ramirez col basket, insomma tanti canali,
a cui potete accedere tramite un abbonamento su Telegram, un piccolo abbonamento che ci permette di mandare avanti il nostro show, il nostro lavoro e la nostra redazione. Se siete interessati, potete scriverci a info@betitaliaweb.it e vi daremo tutte le informazioni. Io ringrazio già i tanti che si sono iscritti, chi lo farà, ma ringrazio anche chi non ha possibilità di pagare un abbonamento o chi semplicemente ancora non vuole, ma ci sta ancora studiando. Ringrazio anche voi, continuate comunque a seguirci perché sul sito, sul podcast e sui canali Telegram, ce ne sono tanti anche free, trovate tantissimi contenuti completamente gratuiti, senza nessuna spesa. Ok, fatto il preambolo, piccolo break, bevo qualcosa e poi andiamo a vedere i risultati del weekend perché c'è da parlare di tante cose. Seconda parte, la passiamo in compagnia dei risultati del fine settimana. E come al solito c'è stato tanta roba da andare a vedere, tanto calcio anche, ma partiamo, sempre parlando di calcio, come al solito dall'edicola, andiamo a sfogliare le prime pagine dei quotidiani sportivi e ovviamente oltre all'Under 21 ne parleremo dopo più approfonditamente. Nelle prime pagine dei principali quotidiani sportivi chiaramente si parla di Sarri, campeggia Sarri, per esempio sulla Gazzetta dello Sport mi ha fatto ridere, avanti tuta, Juve scatta la rivoluzione sarrista, finalmente l'ufficialità dell'ex tecnico del Chelsea che sarà sulla panchina come ormai si sapeva dei bianconeri. E quindi si inizia a parlare, si inizia a muovere davvero anche il calciomercato della Juve. I nomi sono quelli di Pogba, sono quelli di Icardi, Milinkovic-Savic e Federico Chiesa che arriva da una grande prestazione. Vediamo, si parla anche di Milan perché Milan via la rivoluzione, in chiave mercato si parla croato. Perché? Perché Boban, secondo TuttoSport, prova a dare un'impronta più croata alle mire di mercato. I nomi Kramaric, Mandzukic, Lovren, Moro, Marin dicono qualcosa, anche se per esempio a centrocampo il ballottaggio sembra rimanere a due tra Sensi e Veretout, mentre Giampaolo potrebbe portarsi dietro dalla Samp Praet. Un piccolo spunto anche sull'Inter, nel Corriere dello Sport si parla di un clamoroso ritorno di Matteo Kovacic all'Inter, il centrocampista del Real Madrid potrebbe arrivare in prestito con il diritto di riscatto. Vedremo, vedremo e comunque di calciomercato, come detto, ne parleremo più approfonditamente nella rubrica con il profeta che ci profetizzerà tutto. Passiamo appunto all'Under 21, ieri grandissimo esordio, è iniziato l'Under 21, grande esordio a Dallara per gli azzurrini di Di Biagio. 3-1 alla Spagna, una delle favorite proprio assieme all'Italia per la vittoria non solo del girone ma anche degli europei. Serata magica, gli spagnoli vanno in vantaggio con un gol strepitoso di Ceballos, ma l'Italia reagisce con una doppietta di un Chiesa incontenibile e il rigore di Pellegrini che fissa il risultato sul 3-1. Un risultato importante perché abbiamo detto, felice anche il mio gatto se l'avete sentito, che sì. Inserisce sempre nei nostri podcast un risultato importante perché cambia la situazione delle quote anteposte. Fino a ieri l'Inghilterra era favorita a 5, l'Inghilterra rimane a 5, ma la nuova favorita è appunto l'Italia che si gioca adesso a 3,75. Si stacca invece ovviamente la Spagna che si giocava anche lei a 5,50. Nelle quote anteposte fino a ieri assieme all'Italia, ora si gioca a 8,75, un po' scesa. Oggi sono in campo Serbia-Austria alle ore 18 con la Serbia favorita 2, mentre alle ore 21 Germania-Danimarca i tedeschi sono favoriti a 1,60. Mondiale femminile, si è giocato, continua anche il mondiale femminile che ha sempre un ottimo richiamo, si avvicina la partita dell'Italia che giocherà domani, sì, domani contro il Brasile. Oggi sono in programma quattro partite, alle ore 18 Cina-Spagna, sempre alle ore 18 Sudafrica-Germania, mentre alle ore 21 Corea del Sud-Norvegia e Nigeria-Francia. Diciamo subito che ci sono nette favorite in tutte queste quattro partite, ovvero Spagna, Germania, Norvegia e Francia, tutte con quote
molto basse. Andiamo a vedere se riesco anche a ritrovare queste quote molto basse, mentre la partita dell'Italia sarà più in bilico. Le azzurre sono sfavorite a 2,95 contro le brasiliane, che però si giocano a 2,40. Andiamo a vedere anche gli aggiornamenti delle quote anteposte secondo SNAI. Le statunitensi rimangono le grandi favorite a 3, con le francesi a 4. In seconda fascia ci sono Inghilterra e Germania, entrambe a 8 volte la posta, e poi l'Olanda a 12. L'Italia si gioca a 25, rimane ancora dietro al Canada e all'Australia, date a 20 volte la posta. Italia finora sta andando molto bene, stanno andando molto bene le azzurre. Ancora calcio perché nel fine settimana è iniziata la Coppa America, è iniziata con anche discreti risultati nelle nostre scommesse, perché per esempio Morfeo, ne parleremo anche dopo, sì, siamo arrivati a parlare fin di Coppa America nella nostra rubrica sugli sport USA. Morfeo aveva aperto bene con l'X2 della Colombia contro l'Argentina. Ieri c'era l'interessante partita tra Paraguay e Qatar. Nel nostro canale Telegram avevamo consigliato la vittoria del Paraguay, mentre il nostro D'Artagnan nel borsino dello scommettitore di calcio, che trovate sulla nostra pagina Facebook Notizie Sportive Web, era di altro avviso e ha sempre una quota 1,85. Ha preso l'X2 del Qatar, che da sotto 0-2 ha rimontato 2-2. D'Artagnan ottimo anche con la scommessa dell'Uruguay, che ha vinto 4-0 con l'Ecuador. Aveva consigliato i grandi bomber dell'Uruguay a gol, marcatori, infatti aveva consigliato marcatori Cavani e Suarez, entrambi a 2,37, entrambi sono andati a centro. Tra l'altro il Matador non aveva mai segnato in Coppa America. La Celeste ha nettamente la meglio sull'Ecuador, ridotto in 10 dal 24esimo minuto, inizia col piede giusto il girone. E oggi si gioca solo, se non sbaglio, Giappone-Cile nettamente favorito a 1,40 di quota. Spostiamoci dal calcio, passiamo al basket, perché in Italia si continua a giocare la serie finale che vale lo scudetto. Il nostro Ramirez aveva consigliato nel suo canale Pro su Telegram l'anteposto di Sassari vincente a 2,50. Sassari che recupera, perché ieri ha vinto 95-88 in gara 4, trascinate dai due lunghi Thomas Cooley, 37 punti in 2. L'Umanerayer non trova stavolta la rimonta, non bastano le tripe di Ainge e le giocate di Dai, costano cari i problemi di falli di Walt. Martedì sera si torna al Tagliercio per una gara 5 fondamentale per la corsa al tricolore per quanto riguarda la Serie A di basket italiano. Chiaramente sul nostro sito BetItaliaWeb troverete tutte le notizie, l'articolo del nostro Ramirez. Magari cercherò di averlo anche in diretta domani sul nostro podcast, se riesco, se riusciamo, faremo questa sorpresa e ne parleremo più approfonditamente. Passiamo alla MotoGP, perché a proposito di ottime scommesse c'è da fare un applauso al nostro Panda. Panda Motori ha recuperato dopo il weekend sfortunato con la Formula 1 e la Superbike. In questo fine settimana si è corso in Catalogna, Gran Premio di Catalogna. Noi avevamo consigliato al sabato la quota 3,50 di Morbidelli vincente del proprio gruppo di qualifica. Le Yamaha Petronas si confermano velocissime. 3,50 di quota, stake 2, cassa, perché il Morbido parte quarto in griglia, si tiene dietro gente del calibro di Rins, Lorenzo e Rossi, era questo il suo gruppo, e noi facciamo una bella cassona. Alla domenica replichiamo, perché avevamo scommesso su Marquez vincente in gara, stake 3 a 2,25 di quota, quindi un fine settimana che chiudiamo con quasi un più 9 di profitto come unità. Quindi grande fine settimana, un ottimo fine settimana per Marquez, che è bravo ma anche fortunato, in quanto deve
ringraziare Lorenzo che pronti via ne butta giù in un colpo solo tre e che tre, perché ha buttato giù Dovizioso, Vinales e Rossi. Marquez vince in solitaria davanti a Quartararo, un grande secondo posto, suo primo podio in carriera se non sbaglio, mentre per Petrucci con l'altra Ducati ormai ci ha preso gusto, è il terzo podio consecutivo per il Petrucci. La classifica sorride sempre di più a Marquez che stacca Dovizioso, si tornerà in sella alle MotoGP il 30 giugno per il GP d'Olanda a Assen, spettacolo di Assen. Ovviamente saremo come sempre sul pezzo con il Panda per darvi i nostri spunti, le nostre scommesse. Questo fine settimana intanto, prima della MotoGP, c'è da tornare a pensare alla Formula 1 perché si corre al Paul Ricard, il Gran Premio di Francia. Passiamo oltre, passiamo al golf, ne parlo velocemente perché ne abbiamo parlato un po' anche con Antonello Morfeo nella puntata Sport USA News che trovate nel pomeriggio. US Open 2019 da Pebble Beach, era il terzo major stagionale, se l'è portata a casa Gary Woodland, è un po' a sorpresa, ha giocato un grande torneo, ha chiuso a meno 13. Gary Woodland è un nome che ogni tanto ho scommesso anch'io questa stagione, non l'ho scommesso al Major, non l'avrei mai scommesso in questo US Open per vari motivi, e invece il suo gioco solido lo ha tenuto al comando già dall'inizio, tanto che dopo il secondo giorno fra me e me l'ero detto, va a vincerlo Woodland, va a vincerlo Woodland, ma non ho voluto giocarlo anche in live, non ho voluto giocarlo perché comunque noi avevamo consigliato per esempio Brooks Koepka che cercava di entrare nella storia con la tripletta, chiude secondo, uno dei nostri tanti runner-up stagionali nel golf, vabbè. Terzo posto per Xander Schauffele che avevo consigliato anche lui a 29 di quota e questo un po' mi dispiace, ha chiuso al terzo posto assieme a un Chaz Revi davvero sopra le attese, poi arrivano John Rahm e Justin Rose. Settima posizione per Adam Scott, l'australiano che avevamo consigliato tra le nostre selezioni, una bella quota, 42 se non sbaglio. Non è andato oltre il settimo posto, peccato. Malino anche Tiger Woods, che era tra le nostre selezioni, l'avevamo preso a 13, ha chiuso al 21° posto, non è riuscito a bissare la magia del Masters di Augusta. Infine, due parole su Francesco Molinari, il nostro azzurro ha chiuso con un onesto 16° posto, che non è ormai Chicco ci ha abituato a risultati straordinari, che un 16° posto allo US Open sembra quasi un risultato negativo quando è un gran risultato e non per niente è il suo miglior risultato di sempre allo US Open, quindi grande Chicco Molinari, il golf italiano. E sta crescendo anche il tennis italiano. Come sapete, io non sono per nulla uno scommettitore, un appassionato di tennis. Mi limito a riportare di Matteo Berrettini che ha vinto la Mercedes Cup a Stoccarda 6-4-7-6 sull'erba tedesca in finale contro Félix Auger alias Sim. Spero di averlo detto bene. Il tennista romano non ha concesso nemmeno un break per tutto il torneo, si va verso Wimbledon con il numero 22 del ranking mondiale, ci sarà da parlare di Wimbledon, ci stiamo avvicinando, avremo una puntata speciale con il nostro Darius in cui parleremo nel dettaglio del grande evento di Wimbledon che si avvicina. Direi che per quanto riguarda i risultati abbiamo detto tutto, finita anche la seconda parte. Un piccolo break e poi facciamo la chiusura. Eccoci con l'ultima parte, come sempre la passate in mia compagnia, andiamo ad approfondire un po' di più il discorso sulle scommesse di questo lunedì. Vi darò qualche pic in anteprima, in esclusiva, oggi non solo di baseball americano come al solito, visto che ne parleremo anche nel pomeriggio con una special edition, quindi andremo a variare anche con altri sport, per esempio il buon Stray Dog, anche sul sito di Bet Italia Web, ha analizzato le partite dell'Under 21 in programma oggi.
valide per il gruppo B, Serbia-Austria, per esempio, partita già molto importante. Noi consigliamo 1 a 2,05 di quota su Eurobet Stake 3. Mentre per quanto riguarda la partita Germania-Danimarca, che si gioca alle ore 21, segnaliamo entrambe le squadre a segno, 1,68 di quota, sempre su Eurobet, sempre Stake 3. Questi i nostri due consigli principali oggi per l'Under 21. Vi voglio dare però in esclusiva, come ben sapete io di tennis non so nulla, ma vi voglio dare in esclusiva una pick che uscirà anche nei nostri canali Telegram più tardi. In anteprima una pick sul tennis proposta dal nostro Doc, che come detto lavora anche sui canali Telegram. Si tratta di due sfide che sono in programma domani di tennis a Londra, ovvero le vittorie di Dimitrov contro Aliasim. Ancora questo Aliasim mi ritrovo di co contro. Dicevamo vittoria di Dimitrov e vittoria di Tsitsipas, che invece sfida Edmund. La doppia con vittoria Dimitrov più Tsitsipas si gioca a 2,18 di quota. Questa è la nostra free pick speciale sul tennis. Ora passiamo alle cose serie, diciamo così, al baseball americano. Arriviamo da una notte un po' 3-6 nei nostri pronostici. Sono un po' scazzato perché almeno tre risultati mi fanno piangere. Il primo è Baltimore-Boston, è finita 8-6 per Boston dopo 10 inning, in extra inning alla fine un 5-3 per Boston, incredibile. Noi avevamo consigliato Baltimore vincente a 2,50 di quota nelle nostre value bet, è andata a finire così, peccato. E sbagliamo anche la sbagliamo completa senza rimpianti, la value bet sui Tiger. Gli avevamo proposti anche loro intorno a 2,50 in casa contro Cleveland, hanno perso 8-0. Niente da fare per Turnbull, ma soprattutto per l'attacco di Detroit. In questa partita però ci rifacciamo con l'under 8,5, almeno quello è entrato. Proprio gli over-under continuano ad essere le nostre migliori scommesse. Ieri ne abbiamo proposte 4 di questo tipo di giocate, ne abbiamo prese 3. L'under di cui vi ho appena parlato, un altro over tra White Sox e Yankees, ci ha ripagato davvero bene questa serie. E abbiamo preso anche l'over 7,5 tra Miami e Pittsburgh, sbagliando invece l'under 9 a Cincinnati tra Reds e Rangers, partita finita 11-3 per i Reds. Altri errori ieri, altre delusioni, senza ombra di dubbio, non mi aspettavo che Houston perdesse in quel modo in casa contro Toronto, 0-12. Io avevo consigliato gli Astros a meno 1,5, ovviamente non è entrata, ma soprattutto mi fa veramente arrabbiare la partita di City Field. Ho seguito questa serie da vicino, lo sapete bene. I Mets hanno perso 3-4 contro i Cardinals, 7 run in tutto. Io avevo consigliato under 5 nei primi 5 inning e non è entrata perché abbiamo visto 6 run nei primi 5 inning, poi la partita si è praticamente bloccata fino all'ottavo, quando una run dei Cardinals ha permesso alla squadra di St. Louis di vincere incredibilmente 4-3, perché è stata dominata nelle valide. Per esempio, i Mets ne hanno messo a segno 10, i Cardinals solo 3 valide che gli sono però bastati per segnare 4 run e soprattutto per mandarci a quel paese l'under in F5. Come i Rockies, maledizione, ci mandano a quel paese una quota 2,62 sulla double play. Avevamo consigliato la vittoria dei Brewers, che hanno fatto il loro nel 5-3 a San Francisco, e la vittoria dei Rockies, che invece hanno perso 13-14 in una serie pazzesca in casa contro i Padres. E hanno perso incassando 4 run all'ultimo inning e facendoci saltare malamente la doppia, quindi 3-6 non benissimo. Ma chiudiamo la parentesi dei risultati, andiamo a vedere cosa ci attende per oggi. Iniziamo col dire che tutte le partite sono nella notte, si parte all'una di notte con Washington National, Philadelphia Phillies, Corbin contro Arrieta. Al momento non sono ancora disponibili le linee.
quindi passerei oltre, visto che non sono disponibili neanche in Yankees, Rays, partite interessanti in AL Est, per il comando di AL Est, ci saranno Tanaka, Chirino, Salvia, e non è disponibile la quota nemmeno di Toronto Blue Jays e LA Angels, con Jackson contro Garcia come starter. La prima partita quotata al momento è quella di Cincinnati, Reds contro Astros, ne parliamo un attimo. Abbiamo detto che gli Astros arrivano dal pessimo 12-0 di ieri contro Toronto, davvero una brutta prestazione in attesa. Oggi cercheranno di rifarsi, partirà Wade Miley, che arriva da 6 innings senza punti concessi a Baltimore il 9 giugno scorso. Negli ultimi due anni ha tenuto un 11-5 con 2,85 ERA in 30 start, quindi una grande solidità per Miley, che inoltre in carriera contro i Reds in 10 sfide tiene un 2,89 ERA, incluso un 4-0 con 2,27 ERA in 6 prestazioni al Great American Ballpark. Gli Astros cercheranno di rifarsi, sono quotati però da sfavoriti a 2, mentre i Reds sono quotati a 1,83. Perché? Perché c'è un problema, e il problema si chiama Luis Castillo, al via per i Reds, uno dei migliori pitcher di questo inizio stagionale, 6-1 con 2,20 ERA. In casa in questa stagione ha giocato 7 volte al Great American Ballpark, ha tenuto un 1,87 ERA. E nelle ultime 3 prestazioni un totale di 3 run e 12 valide concesse in più di 17 inning. Su Castillo c'è veramente poco da dire, lo sappiamo. Non facile, per ora la teniamo in ghiacciaia questa partita. Passiamo oltre, Atlanta, New York, Mets. Anche qui non ho ancora idee, i Braves sono favoriti a 1,66, i Mets si giocano a 2,30. Atlanta è ovviamente favorita perché parte Mike Soroka, che arriva, è vero che arriva dalla peggior prestazione stagionale, mercoledì scorso contro Pittsburgh ha concesso 5 run, 10 valide in soli 5 inning, non aveva mai concesso così tanto e allo stesso tempo non aveva mai lanciato per così poco, quindi sicuramente non una buona stagione, ma il 21enne rimane uno dei migliori pitcher di National League in questa stagione. È attualmente secondo come era a 1,92, è terzo come valide concesse ogni 9 inning 6,9 ed è quarto anche nelle statistiche di VAKP con 0,96, quindi poco da dire su Mike Soroka, che ha battuto i Mets proprio nel suo debutto in Major League a maggio, quindi mi aspetto un rientro importante di Soroka, anche se la quota dei Braves è molto bassa. Dall'altra parte per i Mets c'è Wheeler, ha iniziato molto bene il mese di giugno contro San Francisco, concesso 3 run e 3 valide in 7 inning, però poi c'è anche da calcolare la prestazione contro gli Yankees, è andata davvero male, per usare un eufemismo. Wheeler in quell'occasione ha concesso 9 run in soli 4,2 inning. Va detto che però Wheeler in carriera contro Atlanta ha discreti numeri, visto che ha giocato 11 volte contro i Braves, ha tenuto un 6-3 con 3,19 ERA e 1,32 VAKP. Wheeler ha battuto i Braves proprio qui ad Atlanta il 12 aprile scorso, ha concesso 2 run e 6 valide con 8 strikeout lungo 6 inning. Va detto che ha concesso però anche 10 home run negli ultimi 39 inning giocati, quindi attenzione all'attacco di Atlanta che potrebbe punire Wheeler. Per il momento anche qui lasciamo stare, la linea over-under apre a 9 run, non ho idee. Passiamo a quello che secondo me è il big match della giornata, anche qua al momento non ci sono disponibili le quote, parlo di Minnesota Twins, Boston Red Sox. I Twins sono la squadra col miglior record MLB al momento, 47-23, sono la miglior squadra come home run messa a segno, 137, però arrivano da una brutta sconfitta contro i Royals. Oggi partirà José Berríos, che conosciamo bene, ha portato i suoi a un team record di 12-2, è il secondo miglior pitcher in assoluto in tutta la Lega come rendimenti nelle scommesse, solo Giolito sta facendo meglio, ma questa notte vincendo potrebbe avvicinarvisi.
Cosa dire di Berrios? Oggi prova, cerca di giocare la quinta prestazione consecutiva di qualità. Arriva da una gran prova mercoledì scorso contro Seattle, costretta a una sola run lungo più di 6 inning. In questa stagione ha già messo a segno 84 strikeout a fronte di 17 walk in meno di 90 inning, limitando gli avversari, i battitori avversari, a un 238 di media battuta. Per Boston ci sarà Rick Porcello, che come sapete non mi fa impazzire, non ha riportato a casa vittorie personali negli ultimi tre start, anche se la settimana scorsa non ha fatto malissimo contro Texas, limitata a 2 run e 5 valide lungo 6,2 inning. Io ovviamente preferisco Minnesota in casa e con Berrios rispetto a Porcello. Qua bisogna però vedere quanto uscirà la quota, me l'aspetto sinceramente bassa per Minnesota, quindi al momento lasciamo stare anche qui. Passiamo a St. Louis contro Miami. Andiamo anche a ritrovare le quote, se ci riesco, ecco qua. St. Louis Miami, dicevamo, linea over-under che mi interessa di più del testa a testa, il money line, i Cardinals sono favoriti nettamente a 1,47, Miami si gioca a 2,75. Mi interessava la linea over-under, apriva a 9, adesso è scesa a 8,5. Io ero interessato all'under, tra questi due attacchi. Mi sembra una linea un po' altina. Iniziamo con dire che i Marlins non. L'attacco non vanno e soprattutto sono hanno un record di 5-14 contro franchigie di NL Central. Oggi partirà Hernandez, che è il suo secondo start stagionale, prende il posto di Caleb Smith, che si è infortunato. Nella prima uscita ha giocato proprio contro San Luis, ha concesso 3 run in 5,2 inning e la partita è finita 7-1 per i Cardinals, quindi 8 run totali. Una partita che si potrebbe chiudere con questo risultato anche oggi, magari. Perché per i Cardinals c'è Miles Mikolas, che è assolutamente chiamato al riscatto, almeno oggi, è 0-5 negli ultimi 6 viaggi sul monte di lancio. Proprio a Miami, nell'ultima uscita, ha concesso 5 run in 5 inning nel 9-0 dei Marlins. In ogni caso, io oggi sarei interessato all'under in questa partita. Passiamo avanti. Ore 04, Oakland al Coliseum, Oakland contro Baltimore. Abbiamo detto della sfortuna di ieri con Baltimore, che oggi partirà con uno dei suoi migliori pitcher, Andrew Cashner. Iniziamo col dire che il Baltimore quest'anno finora ha un record migliore in trasferta, 12-22, rispetto al rendimento interno, quindi 9-28, quindi giocare fuori casa è quasi un meglio per gli Orioles. Dicevamo Cashner, che è stato uno dei migliori in questa prima parte di stagione, primo start dall'8 giugno, visto che si era infortunato, imbattuto nelle ultime quattro uscite prima dello stop. Che dire, il prodotto di TCU nell'ultima uscita ha concesso una sola run in 6 inning contro Houston. Quattro prestazioni di qualità negli ultimi 6 start. L'8 aprile scorso però non è stato perfetto contro gli Athletics, ha concesso 4 run in poco più di 5 inning, anche se alla fine Baltimore ha strappato la vittoria. Io però oggi credo che vinceranno gli Athletics, la quota però è bassissima, 1,47. Gli Athletics partiranno con Mike Fierce, che è imbattuto personalmente negli ultimi 7 start, è una serie di imbattibilità iniziata il 7 maggio scorso con un no-hitter contro Cincinnati. Da lì veramente ha cambiato davvero passo, arriva da 2 vittorie e ha ciliegina sulla torta, è 3-1 con 2,08 ERA in 4 start in carriera contro Baltimore. Oggi Oakland favorita chiaramente, ma questa quota è veramente molto bassa e soprattutto contro Cashner, attenzione perché non vorrei che oggi gioco su Oakland dopo aver giocato ieri su Baltimore e Baltimore mi fa lo scherzetto proprio oggi. Ricordiamo che Cashner è anche in top 15 tra i migliori pitcher come rendimenti nelle scommesse.
Ci sono ancora molte linee non disponibili, per esempio a Seattle i Mariners ospitano i Royals con Duffy e per i Mariners è il mitico Milone, anche se potrebbe esserci quel cambio nella strategia d'apertura con un rilievo a fare il primo inning e Milone a subentrargli. Quindi io chiuderei con un piccolo accenno al Dodger Stadium, dove tornano i Giants, nuova sfida tra Dodgers e Giants. Per i padroni di casa partirà Maeda, aveva chiuso il mese di maggio con 4 vittorie consecutive, però ha iniziato male giugno, visto che ha giocato 2 prestazioni in un totale di 9.1 inning in cui ha concesso 6 run, non benissimo. Entrambe le prestazioni però di giugno sono arrivate in trasferta, va detto questo. Il giapponese in questa stagione in trasferta non sta facendo bene, perché è 2-3 con un 5-67 ERA, in casa tutta un'altra storia, perché ha un perfetto 5-0 di record con 1-69 ERA, davvero un'altra storia. Il 29 aprile scorso ha giocato a San Francisco, ha fatto bene in quel caso, in quella trasferta, perché ha lanciato per 5 inning senza concedere run all'attacco dei Giants, che rimane problematico. Inoltre oggi i Giants schiereranno Tyler Bede, che è al suo 7° start in carriera, il 5° della stagione, cerca ancora la sua prima vittoria personale in Major League. Che dire, il 26enne del Massachusetts arriva da una sfida contro San Diego della scorsa settimana, a cui ha concesso 4 run in altrettanti inning, quindi non benissimo. Dodgers ovviamente favoriti, ma anche qui la linea a 1.40 è veramente bassa. Ne parleremo nei nostri articoli, nei nostri canali MLB. Anche oggi mi sono dilungato tanto, vi do l'appuntamento a oggi pomeriggio con uno speciale Sport USA News and Tips assieme a Morfeo. E non mi resta che ringraziarvi anche oggi dell'attenzione. Un saluto a tutti gli amici di Bet Italia Web e scommettete sempre con la testa. Ciao.